Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente ho indossato di nuovo la mia meravigliosa parrucca, che in tanti mi avete chiesto nei commenti dei video precedenti: perché non metti la parrucca? Ma la parrucca, eccola qui. L'ho anche aggiustata, nel senso che quel segno che vi davate prima qui lo dovevo tagliare, perché era tipo una fascia larga. E ho visto vari tutorial su YouTube dove facevano vedere che si deve prendere la forma, diciamo, della fronte così, piccola piccola, e si deve tagliare. Io l'ho tagliata, adesso si vede pochissimo, ma truccandomi non si vede più, perché devo applicare del correttore per non far vedere più questa strisciolina. Adesso ho messo una forcina perché devo truccarmi, con il ciuffo avanti non mi trovavo, no? Mi sporcavo anche, quindi l'ho legata. Guardate qui, potete notare dei brufoli. Chi mi segue sa perfettamente che sul mio viso non c'è mai stato un brufolo. Infatti tanti di voi nei commenti mi hanno sempre detto: che bella pelle che hai, quando mi avete visto varie volte senza trucco quando facevo qualche tutorial. Adesso il mio viso è rovinato, cioè non me lo sono rovinata io, perché da come voi sapete io uso sempre trucchi, diciamo, leggeri, proprio per evitare questo, siccome ho il viso molto delicato, cioè proprio la pelle, anche sulle braccia, se faccio una ceretta, diciamo, più aggressiva, mi escono brufoli, bollicine, perché ho la pelle delicata. Siccome io lo so, comunque uso sempre cose leggere, non pesanti, che non possono far male al mio viso. Comunque questi brufoli è una reazione allergica dovuta a un trucco che mi hanno fatto precedentemente, non vi dico quale perché non mi va di screditare comunque questa ragazza che mi ha truccata, però comunque c'è da dire che io l'avevo avvisato a questa ragazza che ho la pelle delicata, che doveva usare cose, diciamo, non troppo aggressive, però questa ragazza, diciamo, non ha preso questa cosa e quindi mi ha rovinato il viso. Adesso sto usando varie maschere e varie creme sempre naturali, non sto usando, diciamo, creme con cortisone o che possono, diciamo, far aggravare la cosa, quindi sto usando tutte cose naturali, sperando che si risolva il prima possibile, perché non ce la faccio a vedermi così, perché sono una fissata e non ce la faccio. Quindi, diciamo, adesso sto anche meglio rispetto a come stavo prima. Sì, non sono qui per parlare dei brufoli, ma sono qui per creare un trucco abbastanza carino per questa parrucca, perché comunque questa parrucca, essendo rossa ed è un colore forte, non mi va oggi di appesantire troppo l'occhio facendo un trucco troppo pesante. Voglio fare qualcosa di leggero ma d'effetto. Ah, potete notare anche che ho fatto le mani, finalmente le ho fatte, guardate come sono belle, vedete? Due fiori con dei brillantini blu e il resto le ho fatte tutte rosa fluo, semplici, perché già l'ho fatte molto lunghe e non mi andava di fare troppo, diciamo, una festa. Le mani me le ha fatte la mia estetista di fiducia, nonché la mia cuginetta. Se volete informazioni su di lei, volete sapere come si chiama su Facebook o per avere un contatto con lei, me lo fate sapere nei commenti o mi contattate a me in privato e vi dico chi è, dove sta e tutto. Comunque passiamo al trucco. Qui con me c'è la mia scatola delle meraviglie. Poi in più ho acquistato proprio ieri questa crema. Questa è la Nivea, crema idratante intensiva per pelli secche e sensibili. È una crema idratante comunque che sto applicando prima del trucco, diciamo, per non far andare il trucco direttamente sulla pelle. Fa la pelle liscia liscia, mi piace tanto. Vedete, così. L'ho pagata 5 euro. Ok, iniziamo. Sto facendo questo video anche per provare, diciamo, con voi i trucchi che ho acquistato, perché molti di voi me l'hanno chiesto: vuoi fare un video, una recensione sui trucchi e tutto? Quindi mi sembra proprio, diciamo, la giusta occasione per creare un video tutorial e provare anche, diciamo, i trucchi con voi, così vedete stesso voi l'effetto che dà il fondotinta, l'effetto che danno i correttori e tutto. Di questa crema ne basta veramente una goccia. Da proprio sin da subito comunque vi sentite la pelle molto liscia, molto bella. Apro la mia scatola delle meraviglie, voilà, e prendo il fondotinta e il pennello. Questo pennello comunque è una meraviglia, veramente mi sto trovando proprio un amore. Stende il fondotinta subito, ti lascia la pelle proprio bella.
Allora, il fondotinta, come già vi ho detto nel video precedente, è con il contagocce, quindi in base a come volete coprire la vostra pelle mettete le gocce. Ad esempio, se volete un effetto normale che dovete coprire giusto un po', mettete una goccia, altrimenti ne mettete due. Io per esempio, dove ho questi brufoli, metto due gocce e stendo. Dove invece non c'è bisogno, che copro tantissimo perché non ho imperfezioni, metto una goccia giusto per dare il colorito. Vedete, fate così. Adesso io mi guarderò dallo specchio, altrimenti dalla telecamera non riesco a vedermi bene. Cioè, guardate già la differenza tra questo lato e questo. Qui ho appena applicato il fondotinta, vedete? Già si sono coperti. È stupendo, non lo lascerò mai. Ecco qui, vedete? Adesso vi faccio vedere meglio accendendo il flash. Vedete meglio. Vedete? È meraviglioso comunque. Il flash lo lascerò così, così mi vedete meglio. Primo impatto avete, diciamo, sembra la pelle lucida, che dice come non si secca, invece poi subito si assorbe. Prendo il correttore. Come correttore io uso sia questo qui liquido che quello lì a stick che ho acquistato sempre pochi giorni fa, che è questo qui. E lo vado a stendere con l'ovetto, però ovviamente prima di usarlo lo bagno un po'. È molto più facile stenderlo, il correttore, bagnando la spugnetta. Lo applico sia sotto che sulla palpebra, perché è anche primer, per poi dopo applicare l'ombretto. Quindi lo applico anche su tutta la palpebra dell'occhio e poi lo applico anche sulle labbra come se fosse un rossetto. Adesso vedete perché siccome ho molte pellicine, quando metto il rossetto mi fa, diciamo, tutti quei segni screpolati, i segni, diciamo, che il rossetto non si stende bene. Mettendo il correttore è come se quelle pellicine le copro, quindi automaticamente quando metto il rossetto vado proprio bene, in amore, che non vado, diciamo, sulle pellicine. Poi prendo il correttore a stick e lo applico solo sotto gli occhi e sui brufoli. Lo stendere sempre con la spugnetta, anche se so, ragazze, che il correttore liquido non va steso con la spugnetta ma con un pennello, però io a stendere il correttore con il pennello non mi trovo per niente, non mi trovo proprio, e quindi lo stendo con la spugnetta. Dopo aver fatto, diciamo, la base tra fondotinta e correttore, vado a prendere la cipria chiara, quella là bianca, per schiarire. Però prima della cipria chiara io applico un po' di cipria, questa qua sempre, questa qua dell'Avon, e poi dopo aver applicato questa cipria passo la chiara solo qui sotto per dare l'effetto qua scuro e qua chiaro. Dopo aver applicato la cipria vado a prendere gli ombretti, perché mi faccio prima
tutto l'ombretto e dopo vado a schiarire con la cipria chiara e poi metto il blush, diciamo, come fine. Allora inizio a prendere la mia piccola palette, quella là che ho acquistato sempre alla Wycon pochi giorni fa, che vi ho fatto già vedere, e poi prendo il mio pennello. Adesso vi faccio vedere com'è bello. Questo è fatto così, vedete? Non è dritto, e io lo userò per fare la sfumatura, diciamo, all'angolo, così. Lo provo con voi perché adesso lo sto aprendo, vediamo cosa ne esce. Poi vado a prendere l'altra mia palette, questa qui bellissima, la Smoky. Inizio con il marrone che sta in questa palette qui, quindi inizio ad applicare questo marrone qui, vedete che si chiama Whisky Matte, perché sta sia con i brillantini sia quello là matte. Io applico quello là matte per fare la base. Mini palette, quella là della Wycon, e prendo questo marrone qui, questo qui è brillantinato, e lo applico solo all'interno dell'occhio, mi fermo a metà perché poi infine voglio mettere un colore chiaro, perché come già vi ho detto non voglio fare l'occhio, diciamo, troppo nero. Infine vado a mettere questo qui, che questo va anche da illuminante, è tipo bronzo, bellissimo, che è pigmentatissimo, ce ne basta veramente una goccia di fa proprio l'occhio nerissimo. Adesso è arrivato il momento dell'illuminante, questo qua oro che vi ho detto. Questo qua lo vado ad applicare con il pennellino che ho acquistato ieri, che vi ho detto, così, perché lo devo fare di così. Quindi prendo questo pennello. Bellissimo questo ombretto, io sono innamoratissima. Vado a fare la stessa cosa che ho fatto qui a quest'altro occhio. Dopo aver terminato con gli ombretti, vedete, prendo la matita, la mia matita nera della Wycon che sta terminando, e quando sono andata tutto ho comprato tranne la matita, si è proprio tolto dalla mente, ma vabbè. La matita io la uso anche da eyeliner, perché siccome è ottima, traccia delle linee dritte, nere nere come piacciono a me, e poi non si scioglie, uso anche da eyeliner, anche perché adesso ho terminato l'eyeliner, quindi posso benissimamente sostituirlo con questa matita. Ok, dopo aver applicato la matita da eyeliner e anche all'interno dell'occhio, nero che ho applicato anche un po' qui sotto, lo vado a sfumare con un pennello. E mi porto questo nero, diciamo, quasi anche a quest'altra metà dell'occhio. Così, vedete?
Passiamo al blush. Allora, prima di applicare il blush, come vi ho detto prima, devo schiarire questa parte. Come la schiarisco? Con la cipria bianca. Prendo la cipria bianca e la passo solo qui sotto. Sotto gli occhi. Questo qui. E lo vado ad applicare sugli zigomi. Vedete com'è bello questo blush, mi piace tantissimo. Dopo il blush passiamo alle labbra. Sulle labbra voglio applicare il mio amato, amatissimo nude. Questo qui. Come matita uso questa qua più scura, perché mi piace, diciamo, l'effetto matita scura e rossetto chiaro, però ovviamente che non si deve vedere tantissimo. Dopo aver applicato la matita la vado a sfumare. Di solito la sfumo sempre con un cotton fioc. Siccome adesso non ce l'ho a portata di mano, la sto sfumando con questa sfumietta, non so. Vabbè, però si è sfumata. E vado ad applicare il rossetto. Proprio l'ultimissima cosa, applico il mascara, perché non lo so perché ormai è un'abitudine, applico prima proprio tutto e poi il mascara come ultima cosa. A breve ragazzi giovedì farò anche le station alle ciglia, giovedì prossimo, e ovviamente voi vedrete il video, perché farò il video mentre questa ragazza mi farà le station. Quindi non me le farò allungare, ma me le farò solo aggiungere alla fine dell'occhio per rimpicciolire il mio occhio, siccome ho l'occhio molto grande. Però diciamo fare una cosa naturale, non troppo, diciamo, che si vede che ho le ciglia finte. Abbiamo finito, sciogliamo i capelli. Ragazzi, abbiamo finito. Come sono? Vi piace il mio trucco? Non è molto pesante, siccome comunque la parrucca è rossa, non potevo fare un trucco troppo pesante, dopo mi sembravo un trans. Comunque ragazzi, questo video termina qui. Se vi è piaciuto e volete altri miei tutorial, fatemelo sapere nei commenti, ma soprattutto se vi è piaciuto lasciatemi un bel like. Ci vediamo nel prossimo video. A tutti. Saluto Antonio, questo è Antonio. Ciao. Saluto, vieni in assoluta. Fate con me a tutti. A tutti. Voi chi siete? I miei nipotini. Ciao. Oh wow, ciao. Qualcosa. Bacio a Sara, chi lo dai bacio? Spazio. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacerte en tu cuerpo todo manuscrito. Suave.